Bentrovati sul mio videoblog numero 8, siamo al 9 gennaio e di conseguenza gli auguri per un buon 2023 ci stanno ancora tutti. Questo sarà un breve videoblog, più che altro per presentarvi una serie di fotografie che riguardano il Cal del Cardoon che abbiamo ultimato il 30 novembre, ma poi, visto che è stato comunque l'approssimarsi delle festività natalizie, come admin delle tester abbiamo appunto pensato di soprassedere per dicembre e di conseguenza poi fare il video inerente a questo call appunto adesso a gennaio. Allora, io adesso vi lascio alle fotografie, sono appunto foto, non sono delle clip perché le partecipanti erano più di 50 e di conseguenza fare un montaggio con delle clip, per quanto brevi potessero essere, sarebbe comunque in ogni caso venuto fuori un video troppo lungo. Per cui, ci vediamo tra un poco!
Bene, eccoci qui. Allora, il CAL del Cardoon, come già accennavo, è terminato il 30 novembre, sono ancora in corso due CAL. Uno si chiama So Easy Hat e l'altro è il So Easy Call. Sono entrambi due progetti disegnati da me, già fruibili su Ravelry da qualche settimana. Questo cappellino è nato dopo che ho incontrato Federica Giudice di Wool Cross in Torino all'Onigo. Lei mi ha omaggiato due gomitoli di le nocciole nei colori appunto brina e miele di Le Wulle. Questo filato è un misto angora, chiedendomi magari di realizzare un progettino abbastanza semplice, appunto brioche. Così ho fatto, per cui è nato appunto questo cappellino che ha un avvio tubolare e poi ha il punto brioche e il brioche sincopato. Il brioche sincopato appunto permette poi questa creazione di strisce. Il progetto è totalmente reversibile. Chiaramente in questo caso rimane invariato semplicemente l'avvio a tubolare e la sua chiusura, perché anche la chiusura si fa soltanto con il colore principale, però di fatto diciamo che poi le strisce cambiano, nel senso che dalla parte esterna prevale il colore miele, mentre invece nella parte interna è con il colore brina. Questo è un collo, sempre con gli stessi colori. L'ho realizzato proprio perché mi era rimasto metà metraggio per colore. E allora con appunto il filato restante ho progettato il collo. Di conseguenza anche qui, giustamente, magari per chi non voleva o non vuole provare il punto brioche realizzando direttamente un cappellino, anche questo effettivamente è un'ottima idea, perché chiaramente non avendo delle diminuzioni è ancora più semplice nella sua realizzazione. Terzo ed ultimo progetto pubblicato su Ravelry nelle ultime settimane sono un paio di mezzi guanti senza dita. Loro si chiamano Esther Knits. Sono appunto dei mezzi guanti senza dita, e per quanto siano simili al collo e al cappellino su Easy, di fatto la lavorazione è diversa, perché questo è non è altro che una maglia rasata alternata. Però inoltre ho anche creato un gioco di alternanze. Sul palmo della mano i colori restano invariati, mentre invece sul dorso c'è un alternarsi di colori, per cui anche qui, e questa parte giustamente richiama tantissimo sia il So Easy Hat che il So Easy Call. Prima di salutarvi vi mostro un breve collage di alcuni lavori che io ho ultimato in queste settimane, e io vi aspetto un momento. Eccoci tornati, adesso siamo arrivati al momento dei saluti, grazie per esserci, alla prossima, ciao!